arriverò tutta lì. È l'Australia, terra dalle molte frontiere, unico collegamento occidentale del Pacifico verso le misteriose isole dell'arcipelago della Malesia e ultimo confine geografico della cultura occidentale. La nostra storia ci porta a Melbourne. Melbourne, città d'origine di Nellie Melba, grande e famosa soprano, stupendo dono all'opera lirica americana. E in segno di riconoscimento per questo magnifico regalo australiano, vi presentiamo due validi artisti che rappresentano al meglio la musica classica americana. Tocca a te, Piedini d'Oro. Vedrai che scioltezza. Questo ragazzo è grande con il ritmo. Ehi, Verne. E questo è il tizio, figliola? Shh. Così copre il suono dei passi. Tutti e due hanno chiesto la mia mano. Ma perché tutti e due siamo pazzi di te? È una settimana che facciamo a botte. Hai vinto tu? Sì, ho vinto io. È Harold che la sposa. Vedessi che bel piattino ti ho preparato. Cos'è, una pollastra? Che altro intendi per piattino? Dov'è la fregatura? Oh, è favolosa. Davvero? Perfetta. Vediamo le ancore. Bene. Muoviti. George, il mio migliore allievo, quando era a Chicago, il piombo non lo usava per ballare. Era un vero duro. Mi ricordo quando... È la giacca buona, questa. È questo il tizio che ha chiesto la tua mano? L'hanno chiesta tutte e due. Eunice. Harold, tesoro, questo è il giorno più bello della mia vita. E allora che c'entra il matrimonio? Ma caro, a me va di sposarmi con te o con George. Io faccio solo il testimone. Ci vediamo. Cosa? Vedrai adesso quello che t'ho cucinato io. Beh, mettilo in ghiacciaia. Ho l'impressione di aver già vissuto questa situazione. Hai buona memoria. Diamocela a gambe. A trombone made in Munich, played in Chicago style. Hey, hey! Look out! Ehi, voi! Venite qui! Bene, questo lo tengo come ricordo. Si arrabbieranno. Non scappate, bastonzoni! Tornate indietro! Meglio bagnarla, è un po' dura. Signore, mi dispiace, ve l'ho già detto, ma non ci sono due attori su questo treno. Uno è quello. Pilota, passeggero, atterriamo.
Il solito testardo. Io te l'avevo detto, prendiamo la nave. No, hai detto tu, saltiamo su un treno. Tu prendi il posto in basso, io quello in alto. Ma non ti accontenti mai. Ti ho fatto risparmiare un sacco di mance. Non ti piace l'aria fresca, hai detto? A me no, ho detto. Vai di sotto, così non ti troveranno. L'ho detto io. Io starò dentro, così vedo come va. L'ho detto Sai io. Sai cosa mi irrita? Dimmelo che tu. Non mi ascolti mai, ecco cosa. E adesso dove siamo? Nel deserto, oh, ecco parli, dove parli. Siamo. Ma non certo. Puoi parlare. Dai, che la strada per casa è lunga. Forza, in piedi. Andiamo. Giù quelle mani. Quando t'ho incontrato dovevo capire perché c'erano gli avvoltoi nel cielo. Ma erano rondini, dai, che poi ti tiro sempre fuori io dai no, guai. No, ascolta, tu non devi tirarmi fuori dai guai. Non mi ci devi mettere, chiaro? Guarda, Harold. Ma che strano. Barboncino. No, sono pecore, non lo vedi? Non mi fido neanche delle pecore. Ma non capisci, è chiaro che c'è una fattoria. E se c'è la fattoria c'è il fattore. E se c'è il fattore c'è la figlia del fattore. E io sono di nuovo nei Ma guai dai. Vai che ti seguo. Beh, bisogna dire che siamo in buona compagnia. Non vorrai cantare? We're poor little lambs who have lost our way. Senti, cantano anche loro. Mi ricordano Frank Sinatra. Siamo sporchi ma interi. Sì. Rimaniamo fino a quando le laveranno. Forse è meglio rimanere fino alla tosatura. Già, però a me piace. Ehi, e quelle che hanno? Sono quelle che usano per fare i calzini. Ah? Oh. Buona, vero? Lascia perdere. Forse è meglio. Ah, ecco qua, guarda. Se uno è in cerca di lavoro, qui le offerte non sono male. Qual è il lavoro migliore? Questo fa per me. Ma non sai cucinare? Oh, posso imparare. Tu intanto lavi i piatti. Oh, no, no, tu lavi i piatti e poi con le orecchie li fai asciugare. Sono a svelta. Scusate, è come? Prego. Si accomodi. Cancellato. Cancellato. Li cancellano a coppia. Peccato, stavo per accettare la tua proposta. Sai, non cerco lavoro da quando ero guardiano al college. Ed è da allora che non ti fai la barba. Esatto, ho fatto un voto a San Pelo. E ormai più che un rasoio ti ci vorrà un tagliaerba. Sembriamo delle pecore. Oh, quanto riesci a trattenere il fiato? Il fiato? Oh beh, io... Oh, Principe Kennarok, di nuovo qui. Deve aiutarmi, mi servono altri suoi palombari. Se lo scordi, e lei sa perché. Le ho mandato 4 dei miei migliori sub e non sono mai tornati. Dei brav'uomini, ma un po' sfortunati. Sfortunati è un accidente. Tutti quanti sanno di Bogaten. Bogaten è una leggenda. E allora perché non vuole usare la sua gente, se Bogaten è solo una leggenda? Il popolo di Vatu è superstizioso, crede ancora nelle stregonerie. Non c'è nessuna stregoneria laggiù. Senta, principe, non c'è un solo sub in tutta l'Australia che farebbe quel lavoro. Neanche per tutta la birra del mondo. Ci resta soltanto il lavoro da palombari. Vai su in ufficio e compila il necessario per avere l'ingaggio. Perché io? Vacci tu, su. Ma non c'è l'ascensore. Ricordati che tu sei molto più giovane di me. E chi non lo è? Oh, spiritoso. Mi scusi, signore. Sì? Ma lei è proprio un palombaro? Beh, mi sono laureato addirittura a Luxa, l'università californiana sott'acqua. Oh, un americano. Forse allora le può interessare un lavoro dove guadagnare un sacco di soldi. Ah, beh, in fondo i soldi servono ad avere molte più comodità nella vita, ma io non ci bado. Se mi interessa, qual è il lavoro? Trovare un tesoro. Un tesoro? Beh, glielo riporto su in un attimo. Però le devo dire una cosa. Normalmente non sono io che mi immergo. Ho un allievo con me. Io invece sto a bordo e aziono i comandi della pompa. Oh, ma eccellente! Qua alla mano. Sì, signore, il suo tesoro glielo riporto su in un batter d'occhio. E mi creda, io gli occhi li so battere bene. Oh, c'è un piccolo dettaglio che deve sapere. Vede, non sono io quello che va sott'acqua. Io sto alla pompa. È il mio amico che di solito si immerge. E il suo amico ha esperienza? Oh, è stato sott'acqua a metà della vita. Lavorava in un lavaggio d'auto. Dov'è?
Dov'è quest'isola, principe? Ha un paio di giorni di navigazione sulla rotta per Bali. Le piacerà molto, Batu. È come un paradiso terrestre. Ragazze? Potrebbe essere un paradiso senza ragazze? Benvenuto nel club. Avrò bisogno di un paio di labbra di ricambio. Ho fatto un affare stupendo. Oh, sapevo di poter contare su di te. Non è stato niente. Bene. Molto piacere. Congratulazioni. Grazie. Bene, adesso che abbiamo concluso l'affare per il paradiso, dovremmo cambiarci. Khan si occuperà di voi. La barca salpa al tramonto. Al tramonto è perfetto. Non vedo l'ora. Ragazze, paradiso, soldi. Che meraviglia. E hai fatto tutto questo con la tua testolina? Tutto con questa. Ehi, ragazzo, occupati del bagaglio. Te l'affido. Non li confondere, eh? Il mio è quello blu, blu come bambino. Ehi, ma vi vestite tutti così sull'isola? Davvi? George, secondo te anche... Neanche per sogno. Non andate via, potrebbe sbagliarsi. Sulla cocchina. Cocchina a me? Ah. Tartan del clan di mio padre. Altezza, suo cugino il principe Kenarok è qui. Lo vedrò in privato. Voi potete andare. Ehi, le cose si mettono bene. Guarda che architettura. Già. Come le curve delle pagode. Ben arrivati, signori. Sì, sembrano americani. Ed anche simpatici. Niente male, vero? Pensi che siano americani? Ah, devono aver ricevuto il nostro telegramma. Dobbiamo razionarci, George. Allora prendi il sacco del pranzo e facciamo un picnic. Non so dove girarmi, è tutto talmente buono. Non ti sbilanciare, questa magari è solo la merce più vecchia. Chissà se... Che cos'era?
Era Olflin, è pazzo geloso. Restate a disposizione, eh? Ci vediamo al drive-in. Non sparite, vi cercherà la mia filiale. Vi manderò le mie misure. È bello sapere che abbiamo ancora il nostro magnetismo. L'aria di mare mi ha ricaricato le pile. Mi sembra di aver subito una messa a punto. Se mandiamo indietro il contachilometri è fatta. Sarebbe perfetto. Attento, dietro ci sono i gemelli muscolo. Non ti preoccupare, tu pensa alle ragazze. Li faranno i massaggi? È chiaro che le mie preghiere sono state inutili. Preghiere? Per me? Certo, che tu potessi cadere in mare. Malgrado tutte le tue preghiere, sono riuscito a trovare un'eccellente attrezzatura e due professionisti americani. Io credo che i nostri piani... I nostri piani? No, non ci voglio entrare. Questi ultimi due moriranno come tutti gli altri. È come ucciderli a sangue freddo. Visto che ragazze... Calma, ricordati dell'Australia. Un bel guaio. Già, per cui non voglio più impicci con le donne. No, signore, mai. Stia tranquillo. Bene. 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 Tocca a te. Fregato. Altezza, posso presentarle i nostri ospiti? Altezza. Signori, siete in presenza di mia cugina, la principessa Laila di Vatu. Mi chiamo Rilly, principessa Aaron Rilly, giocatore di tennis, polo, golf, una persona come si deve. Sì, infatti si è visto. Benvenuti a Vatu, signori. George Cockman, agli ordini, Altezza. Oh, stile continentale. Vai, vai a giocare con la plebe, alla nobiltà ci penso io. Ma chi? Io? Litigate sempre per le ragazze. E per cos'altro, se no non abbiamo un soldo. Questa è per il fisco. Dai, non scherzare, quelli ci aspettano. E quando torniamo ci faranno la festa. Già. Seguitemi, signori. Bene. Veniamo. Hanno già fatto amicizia. È un brutto presagio. I presagi sono roba da vecchiette. Gli squali tra poco gli rosicchieranno le ossa. Ha anche il parafulmine personale. Niente male questo posto, eh? Visto che fanno coi soldi dello Stato? Ha tutta l'aria di un vecchio casino. Già. Fermo. Cos'è? Era mia madre, la regina Tama di Vatu. Bella. E questo era mio padre. Fregava i vestiti a sua moglie. Forse da queste parti nessuno porta i pantaloni. Mio padre arrivò a bordo di una nave mercantile. Gli piacque l'isola, mia madre, e rimase qui. Piacerebbe anche a me rimanere. Mi hai letto nel pensiero. Tu? Ma se vuoi sempre tornare a casa. Ma sono a casa, non è bello? Qualcosa non va? Beh, dovete essere molto stanchi del viaggio. Meglio riposare prima. Prima di cosa? Prima della festa di stasera in vostro onore. Oh. Per favore, vai a prendere il mio bagaglio. I bastoncini cinesi? No, la forchetta, scemo, e sbrigati. Se pensi che ti lasci solo con lei, ti sbagli. Ehi, e non avevamo prenotato. Buon riposo, ci vediamo più tardi. Ci vediamo più tardi, George. Ehi, 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 stai esagerando, vecchio mio. Un po' più di rispetto. A chi? A Sadie Thompson? Che bel posticino. E che lusso. Central Park in miniatura. Ci vorrebbe un drink prima di riposare. Che ne diresti di un po' di scotch? O magari un doppio barbon. No, per me va benissimo. Ordina pure. Buonanotte, caro. Ehi, togliti le scarpe. Siamo in un palazzo. È sempre stato il mio sogno segreto. Dai, chiudi quelle tende. Il sultano deve dormire. Sì, signore. Svegliami per cena. Potrei restare a vivere qui per il resto della vita. Lo dici ogni volta che entri in un letto. Dai, la mia ubriaca mi fa l'effetto di un whisky. Oh, può essere. È mezza scozzese. Le salterei al collo. Basta che non ti prendi una sbronza. Perfetto. Devo trovare del lucido nero. Sarà una serata elegante. Quel posto è mio. L'ho visto prima. No, stavolta tocca a me. Oh, grazie. Sei un amico. Non il mio, ma un amico. Si siede qui, Harold. Prendi questo. Ti ci vuole la misura più larga. Oh, grazie. La prossima settimana il bustino lo metto io. Perché non ci intrattieni? Fa il numero della tua scomparsa. Ma come fa? Oh, sì, lo conosco anch'io. E il trucco in due delle corde. Divertente. Mi ricorda uno yo-yo. Sono certa che conoscete il trucco. A vederlo sembra impossibile. Questo è il trucco dove gettano la corda in alto, ci salgono e spariscono. È una specie di ipnosi di gruppo. Dove hai imparato queste parole? Fu espulso dall'asilo perché copiava dal compagno di banco. Qualcuno fece la spia. Ora osservate. Che altro sa fare? Thank you.
Scusami, ma qui c'è bisogno di me. Ehi, giù le mani. Vado io in paradiso. Per essere così vecchio e così grasso sei ancora agile. Tieni duro, principessa, sto arrivando. Va giù, ragazzo, va giù. Comportata bene la bestia? Ah, bentornato dallo spazio. Ti è arrivata la cartolina? Io mi sono divertito moltissimo. Che spiritoso, è facile per te salire. È questione di ipnosi? No, è perché sei un pallone gonfiato. Perché non fa qualche magia tutta per me? Vi farò vedere un trucco emozionante. Se esce un cobra te lo regalo. E io ti denuncio. Eh no. Pensa al fisco. Non ci credo neanche a vederlo. Io lo vedo e non ci credo. Incomincio a crederci. Io... Ehi, dove è andata? Si passa da una meraviglia all'altra. Avevo già visto dei cesti, ma non con la sorpresa. E che sorpresa? Melodia, ehi. Mi scusi. Ho deciso di sciogliere la società. Vado a studiare il piffero. È sempre pronto a migliorarsi, a imparare, a fare qualcosa di nuovo. Senta, principessa, perché non cerchiamo un posticino romantico e parliamo un po' tra noi della vita a Bali? George, io devo parlare ad Harold e a lei. Oh, dimentichi Harold. È inaffidabile e un gran farfallone. Lei lo sa che è stato capace di abbandonare una ragazza in Australia il giorno del loro matrimonio? Secondo me è attraente. Non la sento, non mi arrivano le parole. Anche lei è molto attraente. Oh, adesso sì. A dir la verità non c'è niente di speciale in me. Io sono soltanto un normale ragazzo americano con un eccesso di charme. Anche Harold me l'ha detto. Ah sì, di me? Di lui. Oh, si sopravvaluta sempre. Lei sta proprio in un bel posticino, il luogo adatto dove vivere e invecchiare. George, eh? Voi due non invecchierete mai se non fuggirete via da qui. Fuggire? Mio cugino Kenrock è un abietto assassino. Oh, io l'ho trovato gentile, magari un po' formale, freddo, ma... Voi non lo conoscete. Ha mandato molti uomini a morire in mare. Anche brutale, eh? È capace di tutto pur di soddisfare la sua ambizione. Diversi anni fa mio padre partì per Bali con un cofanetto pieno di gioielli. La nave affondò nel reef qui davanti alla laguna. Né mio padre né i gioielli furono mai recuperati. Oh, ecco il tesoro di cui Kenrock parla tanto. Molti hanno tentato, ma senza successo. Ed ecco perché ci ha offerto 50.000 fiorini. Dovete fuggire stasera stessa. Oh no, principessa, io li voglio quei soldi. Ma dovete, ve lo ordino. Dentro al relitto c'è la tana di Bogaten. Boga chi? Bogaten. Una piovra enorme. Ma dovrà vivere anche lei. Ma è terrificante. Un mostro gigante con tentacoli che spezzano le ossa. Un divoratore. È la morte per chi si tuffa. È la morte per chi si tuffa, eh? Ma Harold ride della morte. Ma dobbiamo avvertirlo, dirgli di Bogaten. Non lo so, non sarà facile dissuaderlo. È uno che adora le sfide. La morte è il suo pane, il pericolo è il companatico. Ma deve convincerlo. Non si preoccupi, ce la metterò tutta. Ma dov'è andato? Che starà facendo?
George! Sono diventato un suonatore del piffero! Che mestiere! Finalmente ho imparato il trucco. Ti sei mascherato? Ti piace? È tutta la notte che ci provo e ho imparato a suonarlo. George, tieni, metti nel frigo. Sì, subito. Senti, non provarci più a sparire così, hai capito? Non sapevo dov'eri e mi sono preoccupato. Preoccupato? Ma certo. Ma per me? E per chi? Dio benedica questa faccia flaccida. Preoccupato di cosa? Nonostante quello che ho detto e quello che tu hai fatto, la dolce principessa è tutta presa di te. Di me? Mm-hmm. Davvero? Certo. Bene. Non solo è affascinante, ma è anche intelligente. Devi stare molto attento. Ti sposerai e diventerai un principe. Trascorrerai il resto della tua misera vita a mangiare mango e a farti servire da quella schiera di fedeli ragazze. Questo non posso permetterlo. Io ho solo te. Io comunque rimango, anche se mangerò solo mango. Ma non vuoi volerlo davvero? Farò un sacrificio. Molto bene. D'accordo, amico. Non voglio intralciarti. Forse è stato un errore dirle che sei un grande eroe. Oh, ragazzi, che sollievo. E domani uscirai dall'acqua con il tesoro in mano. Ti auguro un matrimonio felice. Già, ragazze che ballano, fiori, musica, oddio. Ehi, come mai avrò io il tesoro? Perché andrai tu a prenderlo. Ah, capisco. Aspetta un momento. Non io. Io già mi sento male in mezzo metro d'acqua. Sei tu il palombaro. Sono io il palombaro? Sì, certo, sei tu. Oh, Harold, ma questo è il gesto più affettuoso che tu potessi farmi. Lasciare che sia io il numero uno per la principessa, ma questo cambia tutto. Ma non sono io il preferito. Lo eri, ti sei dimesso. Io mi tuffo in acqua come plebeo e ritorno su come principe. Ah, no, se le cose stanno così, allora mi butto io. No, non puoi farlo tu, è troppo pericoloso. Ah, io ci rido sul pericolo. Ok, se insisti, avrai i gioielli e la principessa. Notte. Avrò i gioielli, la principessa e mangerò tanto mango. Se non lo sai suonare, puoi avere delle brutte sorprese. Signori, è ora. Oh, la mia principessa è impaziente. Battista, prendi la bombetta, il bastone e le pinne. Molto bene, milord. Andiamo. Harold, sai quello che stai facendo? Certo che lo so, ragazza fortunata. Allora te l'ha detto. Respira quando ti metto questo in testa. Non hai qualcosa di più leggero in paglia con le falde più larghe? No, no. Proviamo la misura, tanto lo sappiamo. Ah, è una misura unica. E poi tanto tu hai la testa un po' a punta, per cui vanno bene tutte le misure. No. Metti dentro il naso, Ecco fatto. Oh, guarda chi c'è. Stai comodo? Ti inviterei, ma c'è poco spazio. Già, lo vedo. Non scherzare, voi due. È questione di coraggio. Harold è un grande eroe. Prendo pillole di eroismo. Raccontale quella volta a Catalina quando portai su quella chiatta. Com'era pesante. Oh, era una gran bella ragazza. Sì, una chiattona. Tieni.
Prendi questo, là sotto può farti comodo. Di solito lo usi per pugnalarmi. Prendine due, sono in offerta speciale. Non dimenticare la pistola d'acqua. Devi spaventare qualcuno? Certo, gli squali. Aaron, oh, bene. Voglio che ci pensi bene prima di tuffarti. No, non deve pensare, deve scendere e pescare. Che ne dici del bacetto di buona fortuna? Niente da fare, lo sportello accanto. E ricordagli la piovra. Oh, certo. Bogatin. Bogatin? Ehi, non fregarmi. Io mai. Aspetta, abbassati un attimo. Che c'è? Oh. Dovevi pensarci prima. Ma ragazzi! Oh, no, niente da fare. Anche se le mutande di lana ti pizzicano, te le devi tenere. Almeno dammi altre due mani. Pensavo fossi un eroe. Ma questo è diverso. Non hai messo l'acqua nel radiatore. E tu evita di farla bollire. Basta così, siamo pronti. Gun. Grazie, amico, ti porterò una zolletta di sale. Forza, chiudete bene. Già, stringete forte. Scrivimi se trovi lavoro. Sì, come no. Ecco fatto. All'arrembaggio. Si parte. Forza, amico, prendi il malloppo e torna su. Fai scendere il gancio. Bogascià, Khan, gettate la corda e attenti. C'è? Che succede, Harold? Bogatin. È sicuramente Bogatin. Ehi, lasciate stare il tesoro. Tirate su il mio amico. Speriamo che sia ancora lascia vivo. Lascia perdere, non c'è tempo. Torna alla pompa. Forza, gira più che puoi. Quando si avvicina, prendiamolo. Piano ora. Oh. Piano, pesa un quintale. Da oggi dai, lo metto a dieta tira. Stretta. Tira su. Ehi, Harold, come stai? Dai, amico. Dai, respira, respira profondo. Harold, svegliati. Harold. George, attento. Non c'è. Oh, è scomparso! Scappiamo! È ovvio che Bogatin ha ucciso l'americano. Ora, Laila, è il momento di far mangiare gli squali. Metti giù quella pistola. Sono finiti i tempi in cui mi potevi dare ordine. Senza di te ho l'isola, i gioielli e il potere. È tutta la vita che aspetto questo momento. Io so soltanto che tra poco avrà grossi problemi respiratori. Oh, Harold, sei qui! Harold, dai, sali! Stai? Che bello, non ci speravo più. Forza, dai! Che
c'è? Sto chiudendo il cancello. Strano questo ragazzo, ora si preoccupa di me. Siamo fieri, molto fieri. Metti Pensavamo questo. Che fossi morto. Già, vieni. Molti eroi giacciono sul fondo del mare. Mai stato un codardo. È meraviglioso. Che fate adesso? Stavo scrivendo a mamma quando mi ha colpito con la bottiglia d'inchiostro. Oh, pensavo fosse petrolio. Eh? Ehi, guarda! Non possiamo tornare a Vatù. Ci farà sgozzare. Oddio. E le corde vocali? Potrei cantare io al posto tuo. Ah, che bella Dobbiamo idea. Andare a Bali. Bali? Bali? Lì possiamo vendere i gioielli. Dobbiamo salpare subito. Che guaio. Ehi, aspetta. Ti volevo chiedere una cosa. Come hai fatto a uscire da quella tuta? Quella da Palombaro? Già. Beh, è stato abbastanza facile. Ero là sotto sul fondo. Sono tutti veri. Valgono una fortuna, milioni. Sembra la pattumiera del Gran Sultano. Ed è solo il primo strato. Con questo ci faccio dei gemelli. Ti sembra esagerato? No, invece, va bene. Beh, dipende dal vestito allora che faccio hai. Un ciondolo. E sono tutti di Laila. E Laila è la mia ragazza. Quando sarò principe, la prima cosa che farò sarà la comunione dei belli. Oh, giusto. Già mi acceto al pensiero. Che linea, no. Che forma. È fantastica. Dammi, ehi. Potrei farlo incorniciare. Fammi vedere. Io... Vergognati, sei cresciuto ormai. Anche lei è cresciuta. Già, chissà dove si trova. Se lo scopri fammelo sapere, io sono in coperta. È il mio turno al timone. Sì, no, piano. Cosa? Apri la mano, dai. Sempre allerta, eh? Più di quanto credi, li ho contati, sai? Davvero? 1, 2, 3, 4, 5. Beh, io vado. No, fammi controllare. Molla. Come mi è arrivata in bocca? Non sono pillole di vitamine. No, lo sono per me, invece. Straordinario, sembra quasi viva. Oh, a passarci l'inverno, chissà che roba. Sta per cantare, quindi è il momento di prendere i popcorn. Solo due notti d'argento così e saremo a Bali. Detesto anche solo l'idea di lasciarti. Non pensarlo neanche, non lo farai. Oh, ma sono via da tanto tempo, devo tornare a casa, vedere il baseball, sapere cosa fanno i pirati. In America ci sono i pirati. Ah sì, ma non sono pericolosi. Chissà dove si sono cacciati. L'America è un posto fantastico, Laila. Prendi una città qualsiasi, come il giardino dell'America del Nord, la riviera più pittoresca di tutto il Middle West, Toledo, nell'Ohio. Come deve essere bella. Toledo è un nome così musicale. No, sai, per quello c'è un jukebox in ogni bowling. Laila, vieni in America con me. George. Voglio dire, sposami e vieni in America. Ah, sarebbe meraviglioso. Harold. Possiamo adottarlo. Adottarlo. E poi lo mandiamo in collegio. È un po' cresciutello, non credo. Oh no, amore, tanto prima o poi dovrà andare. Basta così! Razza di viscido traditore, tu e i tuoi pirati. Sono migliori gli indiani di Cleveland. Almeno sono in serie A. Ma che ingrato, cerco di organizzare la tua educazione e mi tratti come un cane rabbioso. Vorrei esserlo un cane rabbioso, ti morderei. Attento. E non organizzare la mia educazione. Sono abbastanza analfabeta, senti Laila. Se andrai da qualche parte sarà con me. Ah, no, davvero? Non so che fare. Piccolo, non è ora di fare la nanna? La nanna? È lasciare a te il dolcetto balinese? Certo. No, devi prendere una decisione, Laila. Oh, non si parla così alla mamma. Senti, mamma, Balia, Laila, non volevi sposarmi se trovavo un tesoro? Cosa? Oh, ma questo te l'ho detto io, non lei, e io sono un bugiardo. Ah, allora è così, sta tu fermo. Facevi il galletto lascia... con lei mentre io combattevo là sotto con quella bestiaccia. Harold, io ti amo tanto. Oh, lo sapevo. Ma... adoro anche George. Beh, se ti piace la generazione più vecchia. Io sono così confusa. Amo te per quello che sei. Un bugiardo. E amo Harold per ciò che era. Ma... in un altro tempo. In un altro luogo. È impazzita.
Mio Dio, è in trance. Dobbiamo capirci qualcosa. Sì, è meglio che ci capiamo qualcosa. Chi era? Dove? È un episodio doloroso della sua infanzia. Dobbiamo psicanalizzare il suo subconscio. Vieni, Laila. Stenditi qua. Qua, brava. Vieni, cara. Ecco, ci sei. Perfetta. Stai comoda? Sì, dottore. Guarda che è un ciarlatano. Ora, Laila, vogliamo entrare nel tuo passato, nella tua prima infanzia, come un flashback. Bene. Quando avevo 6 o 7 anni, ricordo che mi sentivo terribilmente sola. Non avevo nessuno con cui giocare, quando un giorno mio padre mi portò un compagno di giochi. Vieni, Sandy, vieni a giocare con me. Ti prego, Sandy. Oh, non io, hai sbagliato scimmia. Lascia decidere a te, Laila. Vuoi me per quello che sono o lui per quel mostro di scimmia che era? Pensaci, intanto io vado giù a prendergli una banana. Mi raccomando, gioca con i tuoi topi. Ora che l'impostore se n'è andato, perché non... Harold, il timone, non lasciarlo, queste sono acque pericolose. Correnti, rocce nascoste. Ma cara, anch'io ho le mie correnti. Visto? Tu e George siete dei veri romantici. George romantico? E tanto se lo uso come scaldino. Non saprebbe accendere neanche un cerino. A proposito di difetti, ti piace come canta? Oh, moltissimo. Principessa, ti dirò una cosa, è del tutto stonato. Oh, ma è possibile? No, sono io che canto. Lui muove solo la bocca, talvolta è anche evidente. E devo cantare lentamente, se vado veloce la protesi gli scivola. Ma è così? No, io sono un ventriloquo, noi lo facciamo in teatro, guarda. Come va laggiù? Bene, e a te? Visto, è come oddio, ti dicevo... Oddio, il timone! Ehi, Harold! Che succede? Capitano! Che cos'hai? Forza, capitano, dai, svegliati. Ma che cos'è? Ha sempre inghiottito troppo velocemente. Alla fine uscirà anche l'appendice. Oh, guarda che strano. C'è proprio di tutto in questo stomaco, eh? Come stai? Che succede? È finito il film? No, va tutto bene, tutto a posto, rilassati. C'è sicuramente un villaggio qui intorno. Tu credi? Così possiamo proseguire per Bali. Ehi, strano come formicaio. Chissà se c'è un motel con la lava fredda e calda. Già. Guarda, una bottiglia. Ehi, guarda, c'è un messaggio dentro. Cosa dice? Vediamo. Bottiglia da restituire al supermercato Sam. 3 cents di vuoto. Accidenti, nei film c'è sempre della pubblicità. Roba da matti. Beh, vediamo di andarcene. Aspetta. Su, andiamo. Un minuto. Non mi hanno mai schiaffeggiato così neanche nella mia prima rissa. Cambiamo posto. Se vuoi. Prego, principessa. Qualcosa non va. Vado avanti io. Apro io la strada prima che apra me. Se preferisci così. Non sta aprendo la strada un po' troppo in alto? È una trappola. Questo vuol dire che c'è gente sull'isola. Ehi, c'è gente anche quassù! Chissà come saranno gli indigeni. Spero che non siano cannibali o cacciatori di teste. Voglio scendere, voglio scendere! Basta, sta zitto. Cadrai quando sarai più maturo. Ma mi sento come una bandiera. Ehi, ma dove andate? Zitto, amico. Sta arrivando qualcuno.
Salve. Salve, fai pure. Grazie. Figurati. Chi era quello? Mio fratello Bob, ci teneva a fare una comparsata. Ah, bell'uomo. Già, è una specialità di famiglia. Mettetemi giù, il cervello mi è diventato al sangue. Harold. Ah, già, la bandiera, vediamo di ammainarla. Mai vista un'impiccagione peggiore. Sei salvo, il governatore ti ha graziato. È un genio. Oh. Ehi, qui ci vorrebbe una foto da portare agli amici. Un attimo e ci siamo. Sta attento. Ok, sta tranquillo adesso. Oh, non dirò più, il mondo è alla rovescia. No, no. Mi avete salvato in tempo. Mi stavo abbronzando nel punto sbagliato. Appoggiati sull'albero, io taglio la corda. Come stai? Bene, il sangue mi sta tornando ai piedi. Ah. Ora devo solo riattaccare i piedi alle gambe. Tra poco starai meglio. Già. No, e adesso? Oh, lui piace viaggiare. Vediamo se è tutto d'un pezzo. Harold! Da questa parte, gente, portatemi le paperelle! Harold! Sono qua! Guarda! Forza! Devi uscire subito! E perché? Finalmente sto al sicuro! Harold, sbrigati, esci da lì! Dai, voltati, guarda, guarda! Ah! Ah! Sbrigati, forza! Aiuto! Dai, che ti manca poco! Dai, corri! La mano! Ah! Dai, che ce l'hai fatta! Sì, senza un pezzo! Ehi, sento uno spiffero! Spiffero? Ma guarda che strano, un televisore a colori! Dove? E con lo schermo grande! Davvero? È qui? L'angolazione è ottima! Vorrei uno specchietto retrovisore. Guardate! La regina d'Africa. Humphrey Bogart. Diavolo, si è perso. Ehi, ehi, Boogie! Ragazzi, è colpa della febbre gialla. Era solo un miraggio. Eh sì? E questo? Non è l'Oscar di Humphrey Bogart? Un Oscar? Dallo a me, tu ce l'hai. Amici, ricevere questo premio è per me un grande onore. E vorrei dire una parola. Scappa! Oh. Ecco la parola! E questo cos'è? Il motel della giungla? E magari questa qui è la cucina. Ehi, c'è qualcuno? Sono della guida Michelin. La brace è fredda, qui non ci vive nessuno. Passiamo qui la notte. Sì, affermiamo principessa Laila, onorevole Cockman e maggiordomo. Ehi! Hey, visto che fucile? L'abbiamo sentito. Così adesso uno di voi può andare a caccia di cibo. Hai ragione, Laila. Maggiordomo, ascolta, cerca di cacciare un filetto mignon con cottura media, eh? Sì. Non correre. Ehi, no, un minuto, aspetta un minuto. Sei tu, se non sbaglio, il cacciatore. Tu non lo sai, ma è anche un campione di tiro al piattello. Ho vinto soltanto perché sparavo a te. Vi prego, bisogna trovare da mangiare prima che diventi notte. Bene, d'accordo. Chi vince resta con Laila. Eh? Ma i politici stanno ovunque. Già, come i parassiti. Non riuscivi a dormire? No. Capita, lo so. Anch'io ci penso. Posso sedermi? Fresco, eh? Dovresti coprirti. Magari con me. C'è una tale pace qui. È quello che ho sempre voluto. Un bel camino, una casa, un giardinetto pieno di fiori, un piccolo orto, due pozzi di petrolio. Una casa. È quello che sogna ogni ragazzo. Trasformerò il tuo sogno in realtà. E che diremo a George? Beh, può essere un buon babysitter, ma dovrò chiudere a chiave il bar. Vuoi ravvivare il fuoco? Ehi,
Io sono già in fiamme così. Non svenire. Non pensavo che vivere fosse un problema. Il nostro unico problema sta dormendo là dentro. Che cosa faremo a Bali? Ma mi sposerai, naturalmente. Vero? Beh... Sì? O no? You won't say yes. Che diavolo stai facendo? Io sto cantando. Cantando? Come puoi cantare? Non sai neanche parlare. So fare anche la parte di un pazzo, se vuoi. Allora falla lassù. Sì, così saluti i tuoi parenti. Parte il treno. Eh? Che succede? Non lo so, andiamo a vedere. Sei il leone della metro, io... Ma cosa fai? Femmina, doveva essere il suo compagno. Ecco il nuovo campione. Lo faccio diventare a pua, quel gatto. Ehi, non con quel fucile. Ah, no, allora... No! Dove sta? Attento! Ma che razza di... È inutile, rilassati. Chissà quando si ferma. Meglio dormire. Ai posti di comando. Ehi, svegliati che è tardi. In piedi. Laila se n'è andata. Un mascalzone l'avrà rapita. Non può essere. Tu sei ancora qui. No, non cominciare, eh. Quando si abbassa la marea? It ends beneath my window and there are...
come mai non cadiamo? La Paramount non oserebbe, alla tua età. Torniamo su. Inspira. Ehi, dai, esci da lì. Forza, che è tardi. Ci vediamo dopo, alla capanna. Oh, no, non possiamo lasciare una ragazza indifesa sola nella giungla. Servono due tipi indifesi per proteggerti. Parlo per te. D'accordo, allora voltatevi. Che egoista. È sparito il mio nastro. Il tuo nastro? Ce l'hai ancora la gonna? Oh. Restate lì mentre mi vesto. Ce l'hai ancora la gonna? Che razza di maniera? Beh, io ho chiesto tanto per chiedere. Copriti gli occhi e non rompere. Non ti vuoi mai divertire. Non vedo dov'è è il divertimento. È il mio tipo di donna, tutta atletica. Quando arriverà quella giusta per te ti farà volare. Sì, ma quella giusta è già arrivata, sta qui vicino a me. E poi io conosco il nuoto, ero l'allenatore per la traversata della Manica. Ah, e ci sono sopravvissuti. Oh, George, dai, non scherzare. Forza, piantala. Ehi! Ehi, aiuto! George! Ehi, aiuto! Oh, Harold, frequenti sempre la gente sbagliata. Harold! George! George! Dove sei? Amico mio, Harold, non t'allarmare, rimani fermo, non ti muovere. Cerca di non irritarla. È la femmina del gorilla morto. Cosa vuole? Attento! Cosa vuole? Vendetta! No, no, non è questo. Ma no? Attento, George, è un tipino suscettibile. Sta fermo. Ho le gambe addormentate. Adesso mi verrà in mente qualcosa. George! Sta pensando. Ma perché piaccio tanto alle giovani vedove? Mi raccomando, non guardarla negli occhi. George, prendi un sasso, una pietra, ammazza almeno uno di noi due. George! George! Dai, canta. La musica ha sempre un buon effetto sugli animali selvaggi. Dici davvero? Dico, canta! See you is to love you, and I see you everywhere. In the sunrise, in the moon glow, everywhere I look, you're there. La mattina ho sempre la voce un po' rauca. Calmala, ma sbrigati, canta, canta! See you is to want you, to love you. Harold! Continua così e se ti stanchi, chiama Sinatra! Aiuto! Ehi, aiutami! Aiuto, Harold! George, aiuto! Mi seguono! Chi? Gli indigeni. Allora prendi i gioielli e scappa. Ehi! Ehi, tu continua così, che anzi succede? Canta, ci sono gli indigeni, ma canta! Ma che figura ci faccio? Non lo sapranno, no. Dai! Non ti fermare mai! Oh! Che c'è? Zanzara, bersaglio colpito! Una freccia avvelenata! Cosa? Chiamo un'ambulanza, sono ferito! Colpito, dimmi eh? Dimmi che è un'iniezione di vitamine. Questo è DHC. DHC? Non uccide. Produce convulsioni muscolari, poi il coma. DHC vuol dire risata isterica. È DHC. È DHC. È DHC. Vai tra il pubblico se vuoi ridere. Sì, quello è il tuo posto. Oh, Harold! Chi sono? No. È il sindacato comparso questo? George! Aiuto! Aiuto! Lasciami! Aiuto! Ci hanno preso per due maialini. Aspetta ad avere la mela in bocca e vedrai come ti sentirai. E piano. Ma che fa? Quante volte ti ho detto di non giocare con il cibo? Non giocare con il cibo? Giù le mani, ignobile verme! Oh. Ehi. Eh? Hai sentito quella donna? Questi sono cannibali. Forse sono cacciatori di teste. Cacciatori di teste? Sono affezionato all'unica testa che ho. Ma il resto lo buttano via. Vorrei tanto essere tra le braccia di quella dolce gorilla. Ah, sì, anch'io sento un po' di nostalgia per lei. Ah, ecco quelli del barbecue. Di nuovo all'attacco? Toglietemi quelle zampe di dosso! Dove la portate? L'hanno presa. Già, ma perché solo lei? Sarà l'antipasto, dove la portano? Andiamo a vedere.
No, ma non possono essere cacciatori di teste. No, no. E allora quelli cosa sono? Lecca lecca? Sembrano i miei creditori. In ginocchio, donna. Onora il Gran Bumadar, sacerdote di Nuatà. Io non onoro nessuno. Rosh, Badi. Quello è scozzese. Dove l'hai preso? Da un uomo bianco, anni fa. Lo indossava come una gonna femminile. Quell'uomo si chiamava McCavish. Sì, era quello il suo nome. McCavish. McCavish era mio padre. Andarvili, Taito. Sei la principessa Laila. Tuo padre era un mio buon amico. Lo ricordo con molto affetto. E tu sei sua figlia. Qualunque cosa tu voglia, sarà fatta. Ondialadi, Lala Tibeto, battete 21 gong di saluto! Li senti questi rintocchi? Perché suona la campana? Io ho visto quel film. Si rideva poco. Anche Gary Cooper moriva. Già. Beh, non mi preoccupa morire, ma le torture sì. Oh no, non le sopporterei. Ah, neanch'io. Oh, non possono farlo, fa male. Beh, rimane solo una cosa. Già. Pronto? Batti, batti, che viene papà. Conta quanti regali farà. Oh! Ormai li amo tutti e due, Harold e George. Allora non c'è nessun problema. Qui a Nuatà una donna può avere tutti i mariti che si può permettere. Posso sposare tutti e due? E perché no? Anche le donne bianche hanno molti mariti, ma soltanto uno alla volta. Qui non ci piace questa forma di mariti errate. Sposarli entrambi. Oh, è meraviglioso, Bumadar. La felicità è come il fumo nel vento. Sparisce all'istante. Facciamo subito la cerimonia. Molto bene. Preparate gli uomini bianchi per il matrimonio reale con la principessa. Matrimonio reale? Mapalta! Grazie. Mapalta! Grazie. Matrimonio reale! Mapalta! Mapalta! Andiamo a riverire il nostro capo Ramayana. Aspettatevi, volete cucinare in quell'olio? No, no, non mi mangiate. Vedi, sono magro, duro, stantio, del tutto indigesto. Ma noi non ti vogliamo mangiare. Oh, no, tu devi sposarti. Sposarmi? Beh, aspetta un po', se devo sposare te, allora mangiatemi. Sono grosso, buono, delizioso, sono un bocconcino saporito. Fatemi a pezzi, su! Ma non devi sposare me, devi sposare la principessa di Vatù. Cosa? Intendi Laila? Così si è finalmente decisa a scegliermi. Laila. Cos'è il mio corredo? Mi ricorda un appuntamento al buio che ho avuto. Così è perfetta. Potete preparare lo sposo. Oh, povero George, questo lo ucciderà. Alcuni hanno tanto, altri invece niente. Ma io mi sento un verme perché ho proprio il massimo. Per favore, mi spoglio da solo da quando avevo 16 anni. Bene, vedo che il mio copricapo è andato dal dentista. No, che fai, che fai? Piano con la colonia. Non voglio essere invadente. Insidioso, magari. Il mio corpo è preda di un inebriante delirio. Alcuni hanno tanto, altri invece niente. Povero Harold. Ci rimarrà proprio male. Versa pure e attento alla temperatura. Sei molto più bella di quanto mi hanno detto, principessa. A Ramayana hanno parlato di me? Sì, mia cara cugina. Kenarok. È un vero piacere vederti e vedere questo. È mio, ignobile ladro. Non un ladro, cugina, ma soltanto un sensale. Le mie care mogli invecchiano rapidamente. E io mi sto annoiando. Tu, principessa, porterai la gioventù dentro la mia casa.
Finalmente una fanciulla. No, no! Non puoi farlo. Silenzio! Preparate la principessa per le nozze. Ha anche temperamento. Senza dubbio, ma poi vedrete che accetterà il nostro accordo, Ramayana. Ma non potete farlo. Ha dato il suo cuore agli americani. Quei due topi bianchi. Ho avuto un'idea. Invece dei loro cuori, la principessa avrà le loro teste impalate. Così staranno bene sopra il nostro letto. Ma Ramayana, questa è la danza nuziale. I due sposi ormai sono già preparati. Non possiamo fermare la cerimonia senza insultare le guardie e il popolo. Perché non fare una cerimonia con due sposi e nessuna sposa? Eccellente! Due sposi e nessuna sposa? No! Logan, dio del vulcano dormiente, non permetterà il sacrilegio di un matrimonio senza sposa. Chi comanda quest'isola, tu o il vulcano? Hai ragione. Io governo quest'isola. Io! E non il vulcano! Logan, gran signore del vulcano dormiente, approvi tu questa condotta? No! Visto? Una stupida superstizione creata per le vecchiette. Non ingannerete Ramayana con il ventriloquismo. Certo. Ora vai pure. Prepara le nozze dei due sposi. Senza la sposa. Oh, senti tutto muscoli, anche la sposa lo indosserà? Sì. Vi piace proprio giocare. Se lo fa lei, lo faccio anch'io. Ehi, aspetta. Anche la sposa lo indosserà? Sì. Stimolante come situazione. Oh, è la mia taglia. Inizi la cerimonia nuziale. Il vino nuziale è pronto. Niente sposa. Airi. Tabotà, amici. Amici. Avanti con la cerimonia. Continua. Matu Mauau, Kariku, con questo vino vi dichiaro marito e moglie. Portatele via. Li rivedrò al loro risveglio. Ho dei programmi per loro. Laila. Laila è mia.
Tesoro. Laila, c'è un uomo qui nel letto. Sì, è vero, l'ho preso. Tu! Ehi, ma che succede? Mi hanno cambiato il compagno di stanza. Dov'è mia moglie? Questa donna è un uomo. Tu non hai moglie. Scherzi, io sono il principe Harold di Vattu. Tu? Io ho sposato Laila. Tu non hai sposato... Ma un attimo. Io l'ho sposata. No, neanche tu. Che dici? Scherzi, avevo anche questo affare in testa. Se ho fatto la sauna là dentro. Avevo le piume fin dentro il naso. Io, ma no. Anche tu. E qualcuno dovrebbe avvertire Laila. Prima che l'accusino di bigamia. Esatto. Dov'è Laila? La principessa sta per sposare il nostro capo. Che vuol dire? Che ne sarà di noi? Avete 5 minuti di vita. Farà male? Oh no, di solito usiamo il cianuro. E carini. Bel pensierino. Beh, amico. Ormai ci siamo. Beh, almeno moriremo insieme. Insieme ne abbiamo passate proprio tante. Non ci possiamo lamentare, ci siamo divertiti molto. Spero solo che nel tuo cuore cercherai di perdonarmi per quelle rare volte in cui ho tentato di fregarti. Ehi, sta arrivando una tempesta. Ti perdono, George. Lo so che le tue intenzioni erano buone. A volte forse ti ero di peso. Forse l'esecuzione verrà rimandata a causa della pioggia. Harold, non serve che ti dica cosa hai significato per me. Ne abbiamo fatte tante insieme. E dunque, come la vita, anche la morte l'affrontiamo insieme. C'è la guerra. La guerra! Cerchiamo Laila! Andiamo! Laila! Laila! Dove sei? Laila! Tu resta qui, vado io. Dove? No, vengo anch'io. Aiuto! Aiuto! Laila! Sempre la stessa zuppa. Arrivo, Laila! Stai bene, tesoro? Sì, caro. Oh. Su, scappiamo da questo arrosto misto. Abbiamo i gioielli. Voglio restare un ricco vivo. Dai! Ehi, guardate quelle risaie. Già, il riso è un simbolo. Oh, davvero? Un simbolo? Sì, il riso viene lanciato sugli sposi, vero, principessa? Guardate, una nave. Siamo salvi. Dobbiamo scendere sulla spiaggia. Sì. Ehi, il capitano può celebrare matrimoni. Il mio matrimonio, me lo organizzo da solo, se non ti dispiace. No. Se fai il bravo, ti lascerò offrire la mia cena d'addio al celibato. E tu mi farai da damigella. Guarda che là è la sposa mia, amico. Ma è di me che ha bisogno. No, fermati, aspetta un minuto. Risolviamo la faccenda ora, prima di salire sulla nave. Dai, lancia una moneta. Ma scherzi, chi ce l'ha? Io ho un'altra idea. Facciamo la lotta indiana. Ok, dai. Oh no, l'ultima volta ho battuto un indiano vero. Senti, fai decidere a Laila. Mi servono 2 paglie. Se sceglie la paglia più lunga avrà me, quella corta te. Se io le reggo va bene? Mi prego, d'accordo. Fermi. Io ho già deciso di scegliere. Ah, è la vita, vecchio mio. Andiamo, dai. Mi dispiace, Harold.
preferisci lui? Sì. Come si può essere così mio? Coraggio, troverai una donna al club dei cuori solitari. No. Laila è l'unica donna che io volevo. Però hai una cesta. Se avessi qui il flauto magico, troveresti la tua donna. Beh, in effetti è così. Il tuo vecchio buon amico pensa sempre a tutto. Jane Russell! Oh, che meraviglia! Io... Signore? Ehi, aspetta un po'. Che te ne fai di due ragazze? Eh beh, questo è un problema mio. Ehi! Che fai? Fermati, torna qui. Oh no, non andate via, il film non è ancora finito. Vi prego, non vi alzate. Tornate subito qui. Oh no, tu no, ho detto di no, vuoi stare ferma lì. Ehi, George, Jane, Laila. Ehi, oh no, via dallo schermo. George, trovate il produttore, il mio agente, una ragazza. No, non mi lasciate così.